esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Passo laterale più distensioni sopra la testa. Via! Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Doppio saltello più pugno alto. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni la gamba ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Corsa skip lenta più power crunch. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il pallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Mountain climbers. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrae l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare e mancare il collo durante l'esecuzione. Cinque,
4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, power jack. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o annercare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank alta, apri e chiudi gambe. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sollevare troppo il sedere, schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Per riuscirci, mantieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più pugno frontale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, effettua solo la corsa con ginocchia alte. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena, per mantenere il busto eretto guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Distensioni gambe alternate. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non sforzare il collo, guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch cross. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia i piedi a terra. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Twist in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Plank and jump. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, porta le gambe avanti senza saltare. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese, per riuscirci tieni l'addome contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più plank and jump. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione, per farlo mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno, le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Esegui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa, così non piegare la testa. Guarda un punto fisso davanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch cross con distensioni. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo. Guarda un punto fisso avanti a te per mantenerlo rilassato.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Jump squat. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch incrociato, gamba tesa. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Estensioni gambe seduti. Tre, due, uno, via. Se non riesci, poggia i talloni al pavimento dopo l'estensione delle gambe. Non oscillare, guarda un punto fisso avanti a te durante tutto l'esercizio. Non inarcare la schiena, contrai gli addominali per avere maggiore stabilità.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Frog squat con salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Via! Prossimo esercizio. Twist a terra. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia la zona lombare al pavimento e tieni sollevate solo le spalle. Fai attenzione a ruotare solo il busto. Per aiutarti, mantieni lo sguardo fisso di fronte a te. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Camminata sulle mani più ginocchiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, effettua solo la camminata sulle mani. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazione completa del busto più sumo squat. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi.
Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, sit up più contrazione. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, tieni le gambe piegate con i piedi a terra. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare il collo, per riuscirci guarda un punto fisso avanti a te. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Squat più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome contratto per riuscirci. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch cross. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank bassa. Tre, due, uno. Via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Fai attenzione a non sollevare il sedere. Schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Fai attenzione a non flettere i piedi, i talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Windmill. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni le gambe piegate.
Fai attenzione a non sollevare le spalle quando ruoti il bacino. Tieni gli addominali ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, burpees. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, squat più calcio posteriore. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non spostare il peso del corpo sulle punte. Per massimizzare l'efficacia dell'esercizio, la spinta deve essere concentrata sui talloni. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Plank più rotazione del bacino. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Caduta controllata delle gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, muovi una gamba per volta. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni gli addominali sempre contratti per riuscirci. Nella fase di discesa il movimento deve essere lento e controllato. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale a terra. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo.
non piegare il collo in avanti per aiutare la spinta. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Non darti lo slancio con le braccia mentre sali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, the 100. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni sempre le gambe tese e la zona lombare aderente al pavimento. Per riuscirci, tieni i muscoli dell'addome ben contratti durante tutto l'esercizio. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, stretching quadricipiti. Via! Per bilanciarti puoi allungare il braccio libero verso l'esterno. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non tirare eccessivamente la gamba, il ginocchio punta verso il pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, allungamento lombare. Via! Attenzione, non sollevare la zona lombare durante tutta la sequenza. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, allungamento lombare. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non sollevare la zona lombare durante l'esercizio. Non allontanare mai il sedere dalla parete, così potrai massimizzare gli effetti di allungamento dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, allungamento lombare.
3, 2, 1, via! Fai attenzione a non sollevare le spalle dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare la testa. Per aiutarti, concentra lo sguardo sul soffitto. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, allungamento schiena. 3, 2, 1, via! Per distendere bene i muscoli dorsali, devi formare una C con la schiena. Il collo deve essere rilassato. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!